Natura morta con due frutiere, pere e un bicchiere. Pablo Picasso, 1909, olio su tela. Quest'opera è custodita presso il Museo Hermitage di San Pietroburgo. Tra l'autunno del 1908 e la primavera del 1909, Pablo Picasso abbandona momentaneamente i paesaggi, che riprenderà a dipingere in estate. Nel suo studio parigino inizia una serie di nature morte con frutta molto vicine nell'impostazione e nella struttura a quelle di Cézanne. Anche in questo caso il pittore prova a variare la disposizione degli oggetti, il punto di vista, la gradazione delle luci e i colori. Le forme sono modellate con solidità plastica e il piano del tavolo è ribaltato verso lo spettatore in maniera ancora più evidente di quanto era solito fare Cézanne. Il punto di vista non è univoco, tanto che della frutiera in stile Art Nouveau, Picasso ha raffigurato una porzione ben più grande di quella che si potrebbe vedere in realtà. Ulteriori approfondimenti e curiosità, visitate sempre il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.